Eh beh sì, il calendario è molto ristretto, per cui i giocatori evidentemente ancora non sono pronti, fanno due partite così ravvicinate e ci sono delle problematiche, però questo è e questo dobbiamo saper gestire. Per cui abbiamo queste defezioni, però andiamo là, sappiamo che Cagliari è una tappa difficile, almeno se sono 15 anni che non si riesce a vincere. Non è un campo amico. Ma no, io ho detto che appunto c'era l'Inter, poi con l'acquisto di Ibrahimovic e ancora non sapevo di Robinho, per cui Robinho, avevo detto che il Milan aveva raggiunto il Milan. E noi con l'acquisto di Borriello facciamo un ulteriore passo in avanti. Le nostre problematiche però sono sempre le stesse. Il numero di gol, volente o nolente, riusciamo a farli. Noi quello che dobbiamo migliorare invece è i gol incassati, non dobbiamo subire gol. L'ho detto all'inizio dell'anno scorso e l'ho ripetuto ai ragazzi anche in questi giorni. L'ho detto, a me non ha preoccupato il pareggio con il Cesena dove abbiamo creato 4, 5, 6 occasioni da gol. Quello che mi ha preoccupato sono state le ripartenze del Cesena e le volte che il Cesena si è presentato davanti al nostro portiere. Ecco. Noi non dobbiamo permettere agli altri di arrivare davanti al nostro portiere, devono fare dei grandi gol e allora gli battiamo le mani. No, da Borriello la facilità con la quale si muove tra noi, un giocatore di buona tecnica, un punto di riferimento là davanti e poi dobbiamo aspettare la partita di domani per vedere appunto come si inserisce, che grado di condizione atletica ha, perché lui ha fatto tutto, però non ha mai fatto i 90 minuti, per cui vedremo, insomma. Ma lui si sente molto, molto bene. Francesco è importante che non subisca colpi assassini, che nessuno ce lo infortuni, poi sarà sempre il solito Totti. Le vicende societarie sono chiare, per cui noi dobbiamo pensare soltanto al campo e a far bene. Poi i contratti arriveranno, non ho ansia di contratto, non l'ho mai avuta.